Comunque sono molto contenta che la poesia ci ha riunito tanta gente questa sera. Vengo da un paesino, da Arcore. Oggi il comune di Arcore ha organizzato tutta la giornata dalle 10 la mattina fino alla sera una maratona della poesia dai piccoli fino ai grandi per recitare, per portare un messaggio per questa bella giornata. Per il terzo anno, quando riusciamo ad organizzare la giornata mondiale della poesia, confesso che l'iniziativa appartiene alla nostra collega e alla nostra collaboratore Florentina Nizza, poetessa Florentina Nizza, che tra altro oggi è il suo compleanno. 3 anni fa, nell'occasione della giornata mondiale della poesia, direi che non sapevo che esistesse una giornata dedicata alla poesia. Alla fine ne ho sempre l'impressione che una giornata dedicata alla mamma, una giornata dedicata a un fiore, mi sembra un po' tanto, ma comunque alla fine ho visto che la gente ha accolto molto bene la nostra iniziativa. L'anno scorso abbiamo omaggiato la professoressa Ida Garzoni o la professoressa Rosa Del Conte, 2 anni fa abbiamo invitato il pubblico per recitare le poesie, quindi quest'anno guarda, siamo di nuovo davanti al pubblico. Vi ringrazio che avete accettato. E con la poesia, non lo so, sempre da noi in Romania c'è una riflessione popolare, ma alla fine appartiene a un grande poeta del Novecento, Vasile Alexandri, che dice che il romeno è nato poeta, ma non nel senso che i romeni pubblicano, non nel senso che facciamo dalla poesia come un scopo della nostra vita, nel senso che esiste una riflessione che tratta la natura, che tratta la vita, che alla fine la poesia è una cosa esistenziale, no? È un classico dire la poesia o la musica salva la vita, ma alla fine c'è un senso in questa parola. Quindi vi ringrazio per aver accettato, per aver uscito di casa sabato pomeriggio, come diceva anche Cosso, non è facile non lasciare i nostri impegni, sono sempre tantissime cose da fare, ma sempre dobbiamo riguardare anche noi stessi, e la poesia penso che è un mezzo che dà un valore della nostra esistenza. Ringrazio, non so, tutti i miei collaboratori, da Daniela Nenzulesco, la Florentina, tutti che curano comunque il sito Cultura Romena, la pagina di Facebook Cultura Romena, che ho visto che è stata molto seguita questa settimana con l'evento che l'abbiamo proposto. Ringrazio la Felicia che è presente con noi, comunque lei farà anche le riprese questa sera, ha fatto anche un canale video dove tutti i nostri eventi sono presenti. Ringrazio anche la pasticceria Caffè, non mi ricordo, che farà una bella sorpresa alla fine per i nostri invitati, per il pubblico. Ringrazio tutti voi e do la parola subito alla Florentina per entrare nel contenuto di questa sera.